Foggiano, classe 77, figlio di macellai da 5 generazioni, gestisce un ristorante e un bistrò insieme alla sorella, specializzato in prodotti tipici per continuare l'esperienza gastronomica da casa propria e l'identikit dello chef Nicola Russo. In questi giorni alle prese con una sfida a colpi di piatti tipici e sapori genuini per vincere il titolo di miglior cuoco regionale d'Italia. Nicola è infatti tra i 20 concorrenti della nuova edizione di Cuochi d'Italia, programma di cucina in onda su TV8 dal lunedì al venerdì e condotto dal noto chef Alessandro Borghese. Superata la prima fase, lo chef foggiano si appresta a gareggiare contro l'Emilia-Romagna. La sfida andrà in onda nei prossimi giorni. Nel frattempo Nicola si gode questo primo successo. Questa è la terza edizione del programma e la cosa positiva è che praticamente la Puglia non aveva mai superato questa fase del programma. Era sempre uscita fuori in prima battuta. Grazie a Dio questa volta è stata durissima contro il Trentino Alto Adige. Siamo riusciti a superare il turno e quindi passare alla manche successiva che ci vedrà impregnati contro un'altra regione. Borghese segue gli sfidanti passo a passo durante tutte le prove, mentre gli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei valutano su una scala da 1 a 10 i piatti preparati dagli sfidanti, quali quelli con i quali Nicola Russo vinto la prima manche. Quando abbiamo giocato fuori casa abbiamo preparato un filetto di cervo trentino, quindi cercando di renderlo un po' pugliese. Quando abbiamo giocato in casa Puglia, orecchiette con le cime di rapa e le alici. Ed è stata una bellissima esperienza che ti fa sentire di avere appeso addosso il peso di tutta una regione.